Qua. Buonasera a tutte e a tutti, e direi di iniziare con il nostro nuovo appuntamento con la Primavera delle Idee di Italia Viva. Questa sera affronteremo insieme alle mie amiche e ospiti, diciamo così, che già vedete in video, ma che adesso vi presento per chi di voi ancora non le conoscesse. Affronteremo il tema della violenza sulle donne. E violenza, diciamo, di vari tipi che le donne possono subire, ovviamente, non soltanto quella fisica, non soltanto la violenza sessuale, ma come sappiamo e purtroppo abbiamo imparato sulla nostra pelle, le forme di violenza su una donna possono essere di tanti tipi. E abbiamo scelto questo argomento perché il primo passo è sicuramente parlare di questi temi, che per troppo tempo nella storia proprio dell'umanità sono rimasti nell'ombra, nel silenzio. Allora, fare luce anche su temi che possono rappresentare un elemento di sofferenza, una ferita, serve comunque per aiutare innanzitutto chi quelle violenze le subisce, le ha subite, a sentirsi meno solo, a capire che c'è modo per interrompere magari anche una catena di dolore, di sofferenza, di chiedere aiuto. E anche voltare pagina, ricominciare, avere una prospettiva positiva sul futuro. E penso sia utile anche perché i risultati che abbiamo raggiunto non sono mai definitivi. Sappiamo che nonostante tutto il lavoro, che soprattutto negli ultimi anni si è concentrato su questo tema, sicuramente un lavoro straordinario che molte associazioni, case rifugio, tante persone impegnate su questi temi affrontano da molti anni, è un lavoro che, soprattutto a partire dalla scorsa legislatura, ha visto protagonista anche il Parlamento e mi fa piacere che a pochi giorni dalla ricorrenza dei 10 anni della Convenzione di Istanbul, proprio contro la violenza di genere, la violenza sulle donne, affrontiamo insieme questi temi. Prima di, diciamo, entrare un po' più nel vivo, vorrei però, presentarvi le altre relatrici di questa sera. Sicuramente non ha bisogno di presentazione Lucia Annibali, che conoscete tutti benissimo, che è una nostra collega, mia collega ovviamente deputata di Italia Viva, ma è anche la nostra capogruppo in Commissione Giustizia, la nostra responsabile giustizia per il partito, che insomma è da anni impegnata su questi temi. Anzi, devo dire che noi ci siamo conosciute proprio così, la nostra collaborazione è iniziata qualche anno fa, quando Lucia ancora non era in Parlamento, ma da avvocato, da giurista e da donna che comunque ha vissuto anche questa esperienza in prima persona, ha collaborato con il governo di allora, quindi con il governo Renzi e poi con il governo Gentiloni, proprio al Dipartimento Pari Opportunità e insieme abbiamo lavorato su questi temi, predisponendo anche il Piano Nazionale Antiviolenza, le prime linee guida proprio sulla violenza sulle donne per le aziende ospedaliere, insomma facendo un lavoro di cui poi magari parleremo nel corso di questa serata. Abbiamo poi Emanuela Mori, che è una nostra amica e collega di Italia Viva, la nostra capogruppo in Consiglio Comunale a Perugia, che anche lei è impegnata su questi temi e ci può portare non soltanto la sua esperienza diretta, ma soprattutto anche un'esperienza legata al territorio, al ruolo che anche a livello locale le amministrazioni comunali, le regioni svolgono, ovviamente in coordinamento con il governo nazionale, su questi temi. E poi mi fa molto piacere che ci sia con noi stasera, e quindi la ringrazio in modo particolare, la presidente Moscatelli, che è la presidente di Telefono Rosa, nonché una delle socie fondatrici di Telefono Rosa, quindi da sempre vicino alle donne vittime di violenza, ma soprattutto da sempre, questo ci tengo a dirlo perché abbiamo avuto modo di lavorare insieme, di conoscerci negli anni, di apprezzare il lavoro straordinario che fa Telefono Rosa, molto impegnata in prima persona anche sul tema della formazione per quanto riguarda le forze dell'ordine, per quanto riguarda proprio chi è in prima linea nel contrastare la violenza sulle donne, ma a me sta particolarmente a cuore e anche a lei in prima linea proprio sull'educazione delle nuove generazioni al rispetto, alla parità di genere, con tantissimi progetti che Telefono Rosa segue anche nelle scuole. Credo che questo sia uno dei punti fondamentali se vogliamo vincere questa sfida terribile e ambiziosa anche per cercare di contrastare la violenza sulle donne. Non so se arriveremo mai a eliminarla purtroppo, ma sicuramente possiamo fare molto ancora per
Io direi di iniziare in modo tale poi da poter eventualmente anche raccogliere, come sempre, i vostri spunti, le domande di chi ci sta seguendo attraverso la chat, dove potete scrivere eventualmente domande e interventi. E comincerei subito da Lucia Annibali, anche perché poi purtroppo ha un altro impegno proprio nel suo ruolo di capogruppo in Commissione Giustizia con l'Unione delle Camere Penali sulla riforma del processo penale, quindi poi più tardi dovrà lasciarci. Quindi lascerei subito a te, Lucia, la parola. Grazie. Sì, eccomi, mi sentite? Buon pomeriggio a tutti. Ciao Maria Elena, naturalmente, e un saluto a tutti quanti. In particolare anche io voglio agganciarmi ai tuoi saluti a Gabriella Moscatelli, che anche a me fa tanto piacere ritrovare, ma in realtà noi abbiamo sempre mantenuto, insomma, in questi anni un rapporto anche di amicizia personale, quindi di confronto costante. Un saluto a tutti i partecipanti e a tutti quelli che ci ascoltano. Purtroppo, perché non ci lasciamo, diciamo, mancare niente, abbiamo sempre tanti impegni concomitanti, quindi ad un certo punto vi dovrò lasciare, però così, immaginando un po' l'incontro di oggi, un po' anche il titolo che ci siamo dati per questa primavera delle idee, mi sembrava così interessante proporvi, riproporvi o comunque porre alla vostra attenzione un sondaggio che qualche settimana fa alcune associazioni femministe in Italia e all'estero hanno lanciato con una domanda, diciamo, anche un po' provocatoria rivolta alle donne, cioè quale sarebbe la prima cosa che fareste se in un giorno tutti gli uomini del mondo sparissero. E le risposte sono state piuttosto significative. Adesso ve ne leggo alcune in pillole. Per esempio, uscirei la sera con le amiche come sempre, ma andrei in bici o a piedi, quindi anziché utilizzare la macchina, viaggerei da sola in ogni posto, utilizzerei il bancomat di notte, andrei dal meccanico che magari sarebbe una meccanica, quindi senza, no, questo retropensiero di essere fregato oppure di essere considerata poco capace rispetto a questi temi, oppure uscirei di casa vestita in tutta libertà senza dover così preoccuparmi di commenti fastidiosi o sessisti. Diciamo che queste risposte così che vi ho un po' raccontato, restituito in pillole, però sono significative perché ci restituiscono comunque un sentimento delle donne e quindi della loro vulnerabilità e del fatto quindi che ancora questo diritto appunto delle donne di essere libere dalla violenza, dalla paura delle violen dalla violenza probabilmente ancora non è garantito o non è sentito e percepito dalle donne stesse. E un po' questo tema, cioè il tema della violenza sulle donne, è un tema, come dicevi tu, Maria Elena, che è molto difficile da scardinare, anche è vero che la realtà dei dati di cronaca ci dice che nonostante il tanto impegno, quindi tanti interventi a livello legislativo, istituzionale, comunque ancora si fa molta fatica, ecco, a scardinare questo tema, a scardinare gli stereotipi, quindi anche le tante buone leggi che noi abbiamo provato con impegno naturalmente a mettere in campo, a volte non bastano perché bisogna fare un passaggio in più di consapevolezza, di conoscenze, quindi sicuramente confrontarsi con queste realtà, con queste storie personali che riguardano le donne, ma anche i loro figli, quindi storie comunque di sofferenze. Allora io dico sempre che dobbiamo sentirci fortemente addosso questa sofferenza. E sicuramente la pandemia e anche un po' le misure caratteristiche principali di contenimento hanno inciso sulla violenza domestica in particolare, quindi questo isolamento che è stato per la collettività e tuttora per la collettività necessario per sfuggire al contagio, invece ha rappresentato un terreno fertile per la violenza, soprattutto domestica, perché l'isolamento ha agevolato questa forma di controllo che è poi il modo in cui si manifesta e si esercita e si agisce la violenza. E quindi diciamo, la violenza non è un'emergenza nell'emergenza come si è voluto raccontare, ma è invece un fenomeno purtroppo strutturale, un fenomeno complesso che richiede un'azione trasversale e complessiva. E questo effettivamente noi avevamo cercato di fare insieme nella nostra attività di collaborazione, ma anche adesso, naturalmente, con la presenza in Parlamento, per far comprendere che certamente
la fase della repressione su cui molto si tende a concentrarci perché forse anche più immediata, ma non è di certo sufficiente perché la repressione probabilmente arriva quando la prevenzione e anche la formazione in qualche modo ha fallito. E quindi occuparsi in realtà di violenza sulle donne, secondo me, significa e ci chiede di occuparci un po' della struttura della nostra società, perché è anche proprio l'organizzazione economica e sociale della nostra società che alimenta le forme di violenza e di cui la stessa violenza si nutre. Quindi io credo che a partire dalla pandemia ci sia stata una riflessione in più da questo punto di vista, anche su un piano economico, dunque di dipendenza economica e quindi per favorire anche l'emancipazione economica e l'autonomia economica delle donne. Quindi per questo anche per esempio con la legge di bilancio abbiamo creato degli strumenti di empowerment femminile che potessero insomma andare in questa direzione e affrontare un po' a tutto tondo questo tema, ma partire da questo tema per affrontare appunto, come dicevo, il nostro sistema anche di welfare, di cui abbiamo parlato tanto, pensiamo a tutto il tema delle famiglie, quindi il carico di cura che si è, che è gravato sulle spalle delle donne, e tutto questo è fortemente contaminato da un aspetto culturale che ci restituisce alcuni modelli che invece è importante e necessario scardinare partendo probabilmente dalle scuole, quindi perché anche i ragazzi a loro volta, quindi più giovani, possano abbandonare fin da subito stereotipi, pregiudizi, anche diciamo una certa organizzazione di ruoli che vuole che uomini facciano delle cose, donne svolgano altre mansioni. Quindi occuparsi di donne, di violenza sulle donne, significa occuparsi della nostra società, del paese, quindi della struttura del nostro paese, ma anche della cultura del nostro paese. Per questo è importante anche avere questa forte consapevolezza che appunto questo è un tema che non è un angolino, io dico sempre così, cioè non è una parte della nostra società, non sono delle storie a parte, ma sono storie che ci raccontano appunto il mondo in cui viviamo, la società in cui viviamo e che tipo di rapporti anche viviamo e instauriamo tra di noi. E quindi lo sforzo che noi stiamo facendo, secondo me, anche ponendo altri temi che vadano al di là di un racconto a sua volta un po' troppo stereotipato della violenza, e quindi pensiamo all'occhio nero oppure le scarpe rosse, abbiamo visto fiocchetti rossi, anche diciamo, strumenti legislativi evocativi di questo rosso, e in realtà bisogna promuovere una conoscenza più complessiva della violenza, pensando per esempio anche alla violenza economica, che è molto importante, che sicuramente è un altro elemento, un'altra forma di violenza che tiene imprigionate le donne e che poi è subdola anche perché riguarda fortemente i figli, donne e figli che rischiano di così un degrado anche sociale, economico e quindi un isolamento. E allora il nostro sforzo, il nostro impegno con gli interventi anche appunto sul piano legislativo e quindi parlamentare stanno andando in questa direzione con la legge di bilancio, ma abbiamo anche il PNRR che comunque ha diciamo anche la parità di genere, che non è soltanto una questione di diritti, ma è una questione anche di economia, quindi di progresso economico e di paese più forte, se le donne sono più forti economicamente anche sul piano della carriera, quindi se possono dedicare, come ha detto il Presidente Draghi, le loro energie al pari dei colleghi uomini nelle proprie professioni, quindi significa occuparsi di tutto questo, significa contribuire a un progresso complessivo del nostro paese. Io credo che si stia cercando di fare questo sforzo, si sia acquisita questa consapevolezza, forse la pandemia qualche cosa di positivo, diciamo, in questo senso lo ha portato, pur incidendo fortemente, sicuramente questo la Presidente Moscatelli ce lo potrà restituire, incidendo fortemente naturalmente sulla storia delle donne. Però di questo tema non dobbiamo mai stancarci di parlare, di questa materia, io la definisco così, la dobbiamo approfondire perché dobbiamo anche favorire un dibattito pubblico e politico anche in termini di linguaggio che sia appunto più elevato e più consapevole. E quindi tutti questi elementi che sono davvero tanti, perché
La violenza appunto non è solo qualcosa di piccolo, ma è un grande tema e quindi una riflessione grande che deve investire ciascuno che si trova in contatto con queste storie, anche secondo me su un piano umano. È anche un bel tema, diciamolo così, cioè una bella occasione per così interrogare noi stessi e spronarci anche verso un progresso appunto culturale, anche intellettuale, secondo me. Quindi è un tema che dovrebbe in realtà appassionare, pur naturalmente nella tristezza e con questa solitudine che ci restituisce, però investirci profondamente anche umanamente. Quindi è sempre importante, ecco, parlarne, purché si comincia a parlarne anche lanciando prospettive diverse. Io penso che questo sforzo noi lo stiamo facendo, lo stiamo promuovendo. Naturalmente c'è sempre da riconoscere il grande lavoro anche nella fase di pandemia che le associazioni comunque hanno garantito e portato avanti pur nelle difficoltà, comunque non lasciando solo le donne e offrendo loro anche un punto di appoggio, un punto di aiuto, un punto di contatto e quindi aiutandole nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza, non permettendo, ecco, neanche che questi percorsi già intrapresi si potessero interrompere. Quindi il grazie va sempre a chiunque, insomma, nonostante le difficoltà, nonostante a volte si senta di fare passi indietro anziché avanti, il ringraziamento va a chi investe anche comunque su un piano umano, perché comunque è faticoso interfacciarsi con queste storie, facendosi carico però di queste sofferenze e provando ad alleviarle con gli strumenti che gli sono propri. E A proposito quindi di questo, questo è. Lucia, perché poi so che devi scappare, quindi approfitto ancora della tua presenza per chiederti magari di condividere con noi anche, diciamo, il progetto sul reddito di libertà che in qualche modo tu hai portato avanti, perché insomma nasce da una tua proposta emendativa, appunto legge di bilancio, prima l'hai accennato, però forse se ci dici meglio anche per chi ci sta Sì. ascoltando in cosa consiste, proprio per dare idea di quello che anche concretamente si può cercare di fare per uscire poi da queste Sì. esperienze. Sì, come dicevo prima, ho accennato anche ad altre forme di violenza, l'aspetto economico e quindi la violenza economica, che è una forma di violenza forse poco esplorata, in cui forse c'è ancora poca consapevolezza rispetto agli atti che, diciamo, danno vita alla violenza economica. Quindi, raccogliendo un po', e su questo mi sono anche confrontata spesso con la Presidente Moscatelli, raccogliendo un po' alcune esperienze già presenti sul territorio, abbiamo istituito questo fondo che non è esattamente un fondo, ma abbiamo previsto delle risorse aggiuntive dedicate al fondo per le pari opportunità per questa specifica forma di violenza, cioè un sostegno economico mensile per le donne e per i loro figli per sostenere spese per un'autonomia abitativa, per riprendere una professionalità, ma per aiutare anche, per esempio, i figli nel riprendere la scuola. Quindi un aiuto economico per le donne che si trovano in situazioni di povertà economica, perché questo favorisca la loro libertà e quindi un progetto di emancipazione, di libertà dalla violenza, perché non siano più sottomesse e quindi vittime anche di questo ricatto del denaro che spesso viene messo in atto. Quindi lo abbiamo rifinanziato e quindi abbiamo aumentato i fondi anche per quindi gli anni successivi e insieme alla ministra Bonetti puntiamo a renderla una misura strutturale che poi naturalmente potrà essere corretta, quindi dovrà essere monitorata, ma potrà appunto, vedremo come andrà anche la sua implementazione, però questo ecco serve per mettere un focus, per esempio, anche sul dopo, quindi su tutto il percorso di ricostruzione che una donna deve fare di se stessa a partire dalla propria vita sul piano, diciamo, intimo, che naturalmente è un passaggio necessario, ma anche un aiuto, ecco, concreto. Quindi essere capaci di appunto vedere la violenza in tutte le sue sfaccettature. E secondo me può essere interessante anche immaginare un progetto di educazione finanziaria, quindi anche questo inserirlo magari nel piano nazionale antiviolenza,
perché diciamo, potrebbe agire questo in via preventiva di prevenzione, quindi indicare alle donne quali sono gli strumenti, le possibilità per potersi proteggere e avere anche una maggior consapevolezza appunto della gestione delle proprie risorse all'interno della famiglia. Questo potrebbe agevolarle con questa appunto loro protezione per sfuggire ancora prima a questo ricatto, diciamo, del denaro. Spero di essere stata, diciamo, Grazie, no, è chiara. stata chiara. Mi Sono temi permetto. chiaramente che richiederebbero tantissimo tempo poi per essere approfonditi, però è evidente il messaggio anche che hai lanciato, cioè che l'indipendenza economica spesso aiuta anche le donne a potersi in qualche modo liberare e da episodi o situazioni, diciamo, ricorrenti di violenza che, come sappiamo, in alcuni casi avvengono proprio dentro le mura domestiche, non necessariamente con sconosciuti, non necessariamente, diciamo, al di fuori dell'ambito relazionale, familiare. E in alcuni casi sappiamo, ormai purtroppo tristemente l'esperienza ce lo dimostra, che le prime avvisaglie di una qualche forma anche di prevaricazione, che poi può diventare in un'escalation anche una violenza di altro tipo, anche fisica, all'interno della coppia magari avvengono anche con la richiesta di lasciare il lavoro nei confronti della donna, con l'impossibilità per la donna di avere un proprio conto corrente autonomo, quindi di avere delle risorse, di accedere al bancomat, o a volte gli uomini fanno sottoscrivere alle donne che in alcuni casi, un po' per mancanza magari di elementi, proprio di strumenti di competenza, a volte perché soggiogate in un rapporto, diciamo, non paritario, magari si assumono anche impegni economici, debiti, per conto del compagno, e questo le purtroppo obbliga poi a una situazione ancora di maggior vincolo e quindi di difficoltà a liberarsi anche da queste forme di soggezione. Ecco perché anche misure che vadano, come dicevi tu, a favorire sia una educazione finanziaria, quindi una maggiore consapevolezza e competenza, ma dall'altro anche delle forme proprio di autonomia con dei sostegni economici concreti possono aiutare a essere un primo passo anche per liberarsi da situazioni di sottomissione o di violenza. E chiederei adesso magari a Emanuela Mori di raccontarci un po' anche di alcune esperienze che ci sono sui territori. Noi abbiamo visto che la collaborazione tra il governo nazionale, le regioni e i comuni è sempre molto preziosa, anche perché in alcuni casi sono proprio le esperienze che nascono sui territori, in alcuni casi tra le amministrazioni comunali, le associazioni che anticipano quelle che poi sono soluzioni magari adottate a livello nazionale perché vengono prese come buone prassi, buone esperienze da condividere e far diventare, diciamo, anche patrimonio di tutti in modo più esteso. E rispetto, diciamo, anche al lavoro che possono fare le amministrazioni comunali, che si può fare sul territorio grazie alla prossimità e quindi a una maggior vicinanza e conoscenza anche delle situazioni di difficoltà delle famiglie dove episodi di disagio o di vera e propria violenza ci possono essere, capire quello che si può fare aggiungendo anche un ulteriore spunto di riflessione che in qualche modo riguarda non soltanto la violenza sulle donne, ma in alcuni casi una violenza che può essere diretta o indiretta anche sui figli, sui minori che magari vivono con le donne, che rendono ancora più difficile, diciamo, l'uscita da questo percorso. Devo attivare. Sì, mi sentite? Allora, buonasera a tutti. Intanto vorrei ringraziare Maria Elena e Lucia per aver organizzato questa importante iniziativa e alla Presidente Moscatelli. Salutiamo Lucia che ci lascia appunto, come diceva Elena e Maria Elena, per questi importanti impegni. Io sono Emanuela Mori, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Comunale a Perugia e sono da sempre attenta ai problemi delle donne e alle loro discriminazioni, sia in ambito sociale che nel mondo del lavoro. Sono stata membro della Commissione Pari Opportunità della provincia di Perugia, partecipando all'elaborazione e contribuendo ad adottare un protocollo per consentire l'inserimento e il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza. Per me quindi questa è una tematica molto importante che stiamo affrontando, alla quale mi sono dedicata con grande attenzione fin dall'inizio del mio impegno politico. Come diceva anche l'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, i diritti delle donne sono una responsabilità di tutto il genere umano. Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell'umanità.
La violenza di genere quindi non è solo l'aggressione fisica di un uomo contro una donna, ma lo sono anche le vessazioni psicologiche, i ricatti economici, le minacce, le violenze sessuali, le persecuzioni compiuti da un uomo contro una donna proprio in quanto donna. E da donna purtroppo conosco bene cosa significa. Io stessa sono stata seguita da un uomo e poi aggredita con violenza, un uomo che mi ha molestata fisicamente e nei confronti del quale poi mi sono costituita parte civile e ora mi auguro che la giustizia faccia il suo corso. Questa esperienza mi ha profondamente segnata e con il mio impegno in politica quindi ritengo importante avere il coraggio di denunciare questi comportamenti che alcuni uomini evidentemente pensano che possano essere leciti. E numerosi sono questi approcci purtroppo che vengono collezionati nel corso degli anni solo per il fatto di essere donna. Oltre ad essere poi io stessa, ho stato oggetto sul web di pesanti attacchi diffamatori, violenti e sessisti che hanno coinvolto anche la mia sfera affettiva, di quelli che sono i miei affetti più cari. E in Italia ogni 7 minuti sappiamo un uomo stupra o tenta di stuprare una donna e ogni 3 giorni nel nostro paese un uomo uccide una donna e in molti casi purtroppo quest'uomo è anche il proprio partner. Se da una parte nei paesi occidentali molto è stato fatto rispetto all'oscurantismo del passato, nel resto del mondo ancora esistono purtroppo delle situazioni anacronistiche dove essere donna equivale ad essere un individuo senza diritti e senza dignità. Basti pensare a alcuni paesi arabi, mi viene in mente il subcontinente indiano e soprattutto l'Afghanistan, quel paese dove per 20 anni l'Occidente si è impegnato in operazioni di peacekeeping per cercare di arginare le violenze dei talebani. Le donne afghane oggi sono abbandonate senza speranza e aspettano con terrore l'applicazione della Sharia che le relega a una posizione di schiavitù, senza pensare con angoscia poi a tutte quelle donne che vivono in paesi dove è ancora operante la lapidazione per chi non rispetta le leggi degli uomini. Ma anche quello che è il nostro civilissimo paese, basti pensare che fino a 50 anni fa, per oltre 50 anni, è rimasto in piedi l'articolo 587 del codice penale, che è stato abrogato solo nell'81, che contemplava una pena minore per chi uccidesse la moglie, la figlia o la sorella per difendere il suo onore e della sua famiglia. E ancora più incredibile il reato di violenza sessuale a favore di chi sposava la donna che aveva stuprato, che era previsto anche questo dal codice penale e che poi è stato estinto. Lo stesso codice di famiglia riconosceva il diritto dovere del marito di garantire il mantenimento economico, stabilire il domicilio ed esercitare l'uso dei mezzi di correzione nei confronti dei figli e della moglie. E ci dice quanto sia stretto questo il legame fra rappresentazione della debolezza femminile e la protezione maschile e la violenza. Solo nel 96 la riforma penale ha modificato lo stupro da reato contro la moralità e il buon costume a reato finalmente contro la persona. Quindi in passato era addirittura la legge che giustificava il potere dell'uomo sulla donna. Il fenomeno della violenza domestica ha quindi radici culturali profonde ed evidenzia un problema, secondo me, che la violenza maschile contro le donne nasce proprio dal non voler riconoscere l'autonomia di quella donna che vuole avere un'indipendenza economica o affettiva nella relazione, mantenere le sue amicizie, le relazioni sociali o professionali. La violenza nasce quando non si accetta una separazione, quando si confonde l'amore con il controllo, quando si percepisce l'autonomia e la libertà come una minaccia. Quindi sì, la libertà, stasera parliamo oltre che di coraggio anche di libertà, la libertà che si conquista prima di tutto con la consapevolezza su che cosa sia la violenza che certi uomini esercitano come espressione di un loro diritto di proprietà, frutto di secoli di dominazione maschile che permette la violenza e tutto ciò che fa male alla mente e al corpo per manifestare una prepotenza e una forza sprezzante, direi preistorica, per cui c'è uno che comanda e un'altra che subisce senza diritto di replica o di reazione. Quindi io ritengo che bisogna rimuovere queste disuguaglianze creando le condizioni che permettono a una donna di essere libera, di sentirsi libera su quello che vuole essere e ciò che vuole diventare, senza dover aver paura di essere punita. E per questo quindi occorre favorire una nuova dimensione culturale che sottolinei il concetto di parità, che inculchi anche in quelle che sono le nuove generazioni, che parità non significa un genere contro un altro per cercare di recuperare il potere perduto, ma che invece deve essere legato a un principio di complementarietà. Quindi
Quindi riconosciamo il valore aggiunto che viene dato dalle donne in ambito lavorativo e lavoriamo per cercare di favorire l'indipendenza economica dei giovani maschi e femmine per incrementare la consapevolezza delle donne, che spesso sono vittime della sfiducia nelle loro capacità e scambiano il potere di controllo dell'uomo per essere solo una sana gelosia. La violenza è una gravissima violazione dei diritti fondamentali, diritti alla vita, alla libertà, alla sicurezza, alla dignità, all'integrità fisica e mentale, all'uguaglianza fra i sessi. Quindi ci sono purtroppo femminicidi che sono in aumento anche nella nostra bellissima regione dell'Umbria, purtroppo si sono verificati, violenze che a volte rimangono impuniti e soprattutto processi dove la donna da parte offesa si ritrova a doversi difendere da un approccio giudiziario che è maschilista, dove gli avvocati degli stupratori e dei molestatori cercano di insinuare nei giudici il dubbio sulla moralità della vittima, se l'è cercata, vestiva in maniera provocante, quante volte lo abbiamo sentito. Questi atteggiamenti inqualificabili quindi prostrano ulteriormente la vittima che si trova a doversi difendere su due diversi fronti che sono ostili. E è abominevole la facilità con cui si giudica la vita delle persone senza aspettare la magistratura. Abbiamo sentito questi giorni Grillo che si permette di usare il suo potere mediatico per gridare l'innocenza del figlio ed insinuare il dubbio su una ragazza presunta vittima di abusi, mancando di rispetto a tutte le donne che sono state vittime di violenza. E quindi lui stesso compie un abuso di potere mediatico e diventa una parte integrante di quell'abuso che tende a giudicare la donna a prescindere. Quindi, come istituzioni, ritengo che sia fondamentale lavorare con le associazioni e noi anche nel nostro territorio siamo a contatto quotidiano con tante associazioni che si stanno muovendo in tal senso e che fanno tantissime iniziative e cercano appunto di avere contatti con le persone, ma anche lavorare con le famiglie, con le scuole, nella battaglia contro la violenza sulla donna che continua a mietere ancora tante morti purtroppo per mano di coloro che urlano il loro amore e poi aiutare i centri antiviolenza in quell'importante lavoro che stanno facendo e favorire l'inserimento delle donne vittime nel mondo del lavoro. Infatti su questo penso che sia, diciamo, anche interessante e utile sentire il contributo della Certo. Presidente Lì, ci ha dato un ottimo assist Assist. per passare poi la parola alla Presidente Moscatelli, anche perché oltre a parlarci ovviamente del ruolo fondamentale che svolgono i centri antiviolenza, le case rifugio, le associazioni, in coordinamento poi con le istituzioni, perché chiaramente non può esserci, io dico sempre, da parte nemmeno delle istituzioni dello Stato, una forma di deresponsabilizzazione affidando soltanto alle associazioni o ai centri antiviolenza la responsabilità, il compito di far fronte ad un dovere che è essenzialmente quello dello Stato, delle istituzioni, quindi di farsi carico delle donne che in qualche modo sono oggetto di violenza, delle varie tipologie che abbiamo visto, non soltanto nella fase di amministrazione della giustizia, quindi anche di in qualche modo punizione per quanto riguarda repressione del reato e punizione dei colpevoli, ma anche nella fase appunto sia preventiva sia soprattutto poi di recupero e di un percorso molto complesso in cui si torna, diciamo, a cercare di avere nei limiti del possibile una propria vita. E per questo, secondo me, fu una norma, ecco, molto importante inserita anche quando nell'altra legislatura eravamo al governo, nel tanto discusso a volte Jobs Act per la riforma del mercato del lavoro, perché per la prima volta inserimmo appunto lì la previsione che le donne vittime di violenza potessero rimanere a casa, quindi astenersi dal lavoro senza perdere il posto di lavoro, quindi avendo la possibilità di curarsi innanzitutto da un punto di vista fisico, ma anche psicologico, avere la possibilità, diciamo, di recuperare, non perdendo il posto di lavoro e avendo comunque la retribuzione per quel periodo. E penso che, insomma, fosse una norma di civiltà, ma che fino a quel momento non c'era e che è stato importante inserire. Però la Presidente chiederei, sapendo anche del lavoro che Telefono Rosa sta portando avanti, molto prezioso e che è stato molto prezioso anche nei mesi passati, appunto quelli difficili del lockdown, del primo lockdown,
e sappiamo anche l'impegno della ministra Bonetti, perché molto si è spesa per cercare di correre ai ripari quando ci siamo resi conto nella prima fase del lockdown che le violenze magari purtroppo erano in aumento proprio perché i nuclei familiari, le relazioni si giocavano più dentro le mura domestiche, ma diminuivano inizialmente le denunce perché le donne, stando in casa, non andando a lavoro, non uscendo, a volte erano proprio nell'impossibilità fisica di denunciare, di fare una telefonata, di riuscire ad accedere anche agli strumenti di protezione. Di tutela e quindi anche la ministra Bonetti ha cercato di rafforzare la campagna di comunicazione proprio perché si sapesse che c'era la possibilità di denunciare, di avere delle persone qualificate, competenti, capaci poi di intervenire, di farlo anche con strumenti innovativi, di ampliare la rete dei soggetti, diciamo, in grado di svolgere questo tipo di intervento. Quindi chiedo alla Presidente un po' anche l'esperienza di quest'ultimo anno, ovviamente in particolare, però ci terrei, senza portarla ovviamente sulla contingenza politica, ma come tema generale, perché in questi giorni purtroppo è stato di grande attualità, il tema anche proprio della possibilità per le donne di denunciare anche a distanza di tempo, perché tanto si è sentito parlare in televisione di come in qualche modo una donna vittima di violenza rischi di perdere credibilità secondo l'opinione pubblica perché magari non denuncia nella mezz'ora immediatamente successiva, no? Invece, insomma, sa bene la Presidente, ma sappiamo anche noi, ma mi piacerebbe che lo raccontasse lei, che tante di queste storie ha vissuto, conosce tuttora. Come questo percorso sia difficile e come siano norme di civiltà quelle che consentono, anzi, proprio per legge, di avere anche un tempo più ampio per poter denunciare. Buonasera, intanto grazie di avermi invitata perché, come potete ben immaginare, quando si parla di libertà e di donne, il telefono rosa è sempre in prima linea e sempre ben contento di dare un contributo. La parola libertà ha mille sfaccettature bellissime e le donne le vorrebbero raggiungere tutte quante, sia all'interno delle mura domestiche sia nel mondo del lavoro. Però invece ci troviamo a combattere la violenza all'interno delle mura domestiche, le molestie sui posti di lavoro, tante battaglie che purtroppo col tempo non siamo riuscite comunque ad abbattere. Le abbiamo forse scalfite, ma non certo abbattute. Usciamo da un periodo bruttissimo, per le donne è stato un periodo terribile. Io ricordo proprio circa 15 mesi fa, quando è iniziato l'isolamento, ci siamo riunite noi del Telefono Rosa, le volontarie, perché? Perché ci siamo rese conto che dovevamo mettere in campo una nuova metodologia per aiutare le donne. Le donne, non bastava per le donne a telefonare, avevano bisogno anche di un sostegno, di riuscire a parlare con delle psicologhe o anche con delle avvocate in modo da sentirsi più sicure, pronte a fronteggiare quello che le maltrattava, ma non solo. In questo periodo gli uomini sono diventati degli esperti nel fare la spesa, le donne non uscivano più, erano loro che andavano in farmacia, erano loro che andavano al mercato. Perché? Perché tenevano segregate le donne e naturalmente si annoiavano gli uomini a casa perché non tutti avevano quel lavoro così impegnativo che li portava ad occupare il loro tempo. Ed ecco che tenendo la donna chiusa dentro casa, nell'impossibilità la donna di comunicare, ci trovavamo di fronte a delle situazioni veramente drammatiche. E un punto focale che io lo devo dire perché con Lucia Annibali ne abbiamo ragionato a lungo e lei ha fatto una proposta giustamente, quando la donna voleva denunciare e scappare di casa si trovava senza una lira, nulla, nulla veniva dato per aiutarla a sostenere quei primi 3 giorni, i primi giorni. Fin tanto che non entrava dentro le case rifugio e una volta comunque entrata in casa rifugio, la donna non può essere
completamente senza un minimo di reddito. E lì con Lucia abbiamo studiato come si poteva aiutare la donna, come si poteva obbligare in un certo senso immediatamente il violento ad avere dal proprio stipendio una trattenuta che potesse essere data alle donne. Quindi questi periodi ci hanno proprio rivelato delle situazioni estreme, situazioni che abbiamo affrontato, ma che nascono tutte da cosa? Da una mancanza spaventosa di cultura. La cultura è proprio la radice da cui nasce la violenza e noi questa cultura non siamo riusciti ancora a cercare di portarla nella nostra società. Non parlo solo delle scuole, perché non è sufficiente. La cultura la dobbiamo portare all'interno dei dipendenti degli ospedali, la dobbiamo portare alle forze dell'ordine, la dobbiamo portare ai giudici, perché fin tanto non passa proprio il concetto che la donna non è la colpevole, ma è quella che subisce violenza e che questa violenza è frutto di una mancanza di cultura da parte degli uomini è veramente pauroso. E fin tanto che noi non trascineremo su questo problema anche gli uomini, non otterremo mai niente. Noi continuiamo a parlare tra noi donne. No, gli uomini devono essere presenti perché non sono io che faccio violenza, non sono io donna che faccio violenza, sono gli uomini e gli uomini ne devono prendere coscienza. Io ricordo sempre un episodio, ero stata invitata a Palermo, a parlare a Palermo, sono entrata in questa stanza piena di uomini con poche donne. Mi sono congratulata, ho detto, ah, finalmente siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo. No, c'era il sindaco. Come il sindaco di Palermo si è alzato, si sono alzati tutti gli uomini, siamo rimaste 10 donne dentro la stanza. Ecco quello che voglio dire. Tutti quegli uomini che sono usciti sarebbero dovuti rimanere lì a sentire che cosa significa fare violenza alle donne. Però purtroppo ancora non ci siamo arrivati e credo che sarà abbastanza dura riuscire a arrivarci. Il telefono rosa sta mettendo a punto un progetto Daphne proprio per intervenire sugli educatori nelle varie dallo sport alla scuola, ma sugli educatori affinché loro passino poi questo concetto ai ragazzi. Vorrei soffermarmi un attimo sulla violenza economica. Io nasco come bancaria, sono stata direttore di banca, poi ho deciso di licenziarmi e di creare il telefono rosa, ovviamente già precedentemente mi occupavo di questo. E stando in banca io ho notato quanta è la violenza economica da parte degli uomini. Giustamente lei, onorevole Boschi, ha messo l'accento su un punto che tutti tralasciano, quando le donne firmano per garantire i debiti degli uomini. Non viene spiegato quali sono gli impegni che prendono nel momento in cui mettono quella firma. E d'altra parte sappiamo benissimo che tutte le clausole scritte all'interno di questi contratti sono di difficile comprensione. Lo sono per me, figuriamoci per una donna che molto semplicemente si fida dell'uomo e devo dire anche del rappresentante bancario che ha davanti e che quindi spinta da questo spirito firma. E allora che cosa voglio dire? Che tutti quanti noi, quando parliamo della violenza, dobbiamo non parlare solo della violenza fisica, della violenza psicologica, dello stupro, per carità, terribili. Ma dobbiamo parlare della violenza economica, perché solo l'indipendenza economica della donna ci può consentire di uscire da e rompere questo cerchio della violenza. Tante volte io sento le donne dirmi: sì, voi mi ospitate,
all'interno delle vostre case rifugio. Ma io poi come vivo? Ecco l'importanza del reddito di libertà, ecco l'importanza di mettere in campo la possibilità di fare dei corsi e di far sì che le donne accedano a dei servizi, a dei lavori, borse, lavoro che poi successivamente si possono trasformare in contratti di lavoro. La possibilità della donna di essere libera di poter contare sullo Stato per i figli, perché non si sa, il bambino che va a scuola è una possibilità che dà alla donna di lavorare. La cultura è veramente arcaica, se il bambino sta male è la mamma che deve correre. Ecco, noi dobbiamo combattere queste forme di antico retaggio. Dobbiamo cercare di scardinarle e dobbiamo cercare di portare avanti un discorso di parità in tutti i sensi, ma soprattutto di rispetto e di libertà per la donna. Grazie Grazie Presidente, Presidente, anche anche perché il il lavoro che lavoro che fate è fa prezioso. è prezioso. Ora magari lei lo accennava, però lo dico io giustamente perché è difficile parlare del proprio lavoro, ma lei in prima persona e telefono rosa in questi anni avete anche svolto tanta attività di formazione sulle forze dell'ordine, appunto per il personale ospedaliero dei pronto soccorso in modo particolare, dove spesso arrivano anche delle donne che non dicono e non denunciano la vera causa magari delle ferite, delle percosse che possono avere, o in alcuni casi magari hanno anche la forza di dire la verità, ma poi inizia anche la necessità di farsi carico, prendersi in carico quella persona con dei percorsi che devono attivarsi, quindi ci vuole anche una certa competenza e preparazione di chi in qualche modo è il primo interlocutore di quelle donne, poi per poter accedere a quei percorsi, perché si in qualche modo inseriscano anche in delle strutture che ci sono. E quando prima dicevamo, sia con Emanuela che con lei, della difficoltà a volte anche delle donne di essere credute, anche quando denunciano, anche quando in qualche modo rompono questo muro del silenzio che non è semplice rompere, spesso rischiano di essere in qualche modo screditate o non credute anche in processi molto duri. E allora mi viene sempre in mente un episodio, o meglio, in qualche modo un esempio, no? Quando qualcuno va a denunciare una rapina, a nessuno viene in mente di chiedere: ma lei ha messo la borsa troppo in vista, ma lei allora è corresponsabile di questa rapina, no? A nessuno verrebbe da chiederlo. Se si denuncia una violenza, c'è sempre la domanda: ma è sicura? Ma lei ha fatto qualcosa? Ma com'era? E lì torniamo al punto che sottolineava anche lei, Presidente, l'importanza della cultura, cioè di una consapevolezza e di una cultura in cui questo tipo, secondo me, proprio di retaggio un po' maschilista della cultura che ci ha pervaso nei secoli precedenti, per secoli, si supera. E a proposito di questo, vedendo anche gli interventi di chi ci sta seguendo, che in qualche modo hanno in chat preso spunto dalle considerazioni che facevamo, molti hanno sottolineato comunque l'importanza della scuola, perché è vero che non basta la scuola, di per sé non è sufficiente. È vero che la prima responsabilità educativa è comunque delle famiglie e comunque la scuola si somma a tanti altri elementi, esempi che i bambini e le bambine possono avere fin da piccoli, però la scuola ha un ruolo sicuramente importante, quindi in molti interventi si ricordava anche l'importanza di sostenere nelle scuole dei progetti di educazione alla parità, al rispetto, al superamento degli stereotipi. A volte anche nel come viene raccontata la storia e le figure che raccontiamo nella storia, diciamo, anche del nostro paese. E poi anche un grande tema, spesso dibattuto, dell'inserimento proprio dell'educazione non solo sessuale, ma un'educazione all'affettività, diciamo così, anche alle relazioni nei percorsi di formazione.
Ora, visto che il tempo, diciamo, più o meno che ci eravamo dati sta volgendo al termine, chiederei su questo uno spunto, magari rapido, Emanuela, per salutarci anche su questo tema, diciamo, legato più all'educazione e al ruolo anche che le scuole possono svolgere, e poi magari anche alla Presidente delle ultime sue considerazioni conclusive prima di salutarci su questi temi, sapendo che questo è un appuntamento che non può essere che un inizio, diciamo così, un modo per cercare di parlare di alcuni temi, ma sapendo che poi richiedono non soltanto un approfondimento, ma anche la necessità di parlarne e riparlarne ancora e riaffrontarli, coinvolgendo necessariamente anche gli uomini, ovviamente, in queste azioni. Manuela, lascio a te, poi la Presidente, poi saluto in conclusione. Grazie Maria Elena. Sì, come appunto dicevamo, è importantissimo quindi lavorare sulla cultura, quindi partendo dalle scuole a tutti i livelli, dalle scuole, diciamo, da quando sono piccoli i bambini fino ad arrivare alle scuole superiori, all'università. Perché tanto è stato fatto nel nostro paese, soprattutto in questi ultimi anni, come è molto con il governo di Renzi e Gentiloni, di cui tu hai fatto parte, quindi sei stata in prima linea in questo. Quindi sono state fatte leggi che hanno aiutato a aumentare i diritti e la tutela della donna. Mi viene in mente appunto la legge contro il femminicidio, la lotta alle dimissioni in bianco, che sono comunque tutte forme di violenza, il piano contro la violenza di genere, fino a parlare appunto di divieto di licenziamento per chi denuncia molestie sul luogo di lavoro, fino ad arrivare alle misure per la conciliazione. Però appunto serve un investimento culturale che possa consentire quindi di lavorare su quelli che sono i valori, di diffondere la cultura del rispetto in casa, in famiglia, con i nostri figli, lavorando sui valori, sul rispetto della differenza di genere e sull'educazione ai sentimenti. Come mamma e donna delle istituzioni che sono impegnate in politica, quindi sarei felice se pensassi che potesse bastare scrivere un post oppure fare dibattiti, convegni. Sì, è importante parlarne, ma come mamma di un ragazzo mi sento di dovermi rivolgere alle altre madri di figli maschi. Insegniamo ai nostri figli cosa sia il rifiuto, l'autosufficienza e soprattutto il rispetto e cominciamo a trattarli da uomini, fin da, diciamo, in casa sempre, non da bambini smarriti, perché ecco, è importante, io ritengo, che il ruolo che noi svolgiamo all'interno della famiglia. E quindi è fondamentale poi quello che dicevamo prima, il coordinamento fra le istituzioni per poter anche far emergere un fenomeno sommerso che è quello che avviene all'interno delle mura domestiche, come diceva anche la Presidente. Quindi è fondamentale arrivare a formare a tutti i livelli e poi qui in Umbria, per esempio, abbiamo un'ottima esperienza, oltre appunto con le associazioni, anche il Codice Rosa, che ha consentito quindi un team di professionisti e anche di sentinelle che sono formate per riconoscere quelle che possono essere possibili vittime e aiutarle in questo percorso, perché appunto ritengo che non sia semplice sempre arrivare a denunciare per paura, per timore, per i pregiudizi. E quindi concludo con una frase che mi viene in mente di Albert Einstein, che sosteneva che è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Beh, continuiamo, noi dobbiamo continuare a lottare, è un impegno che ci siamo prefissi e che hanno iniziato le nostre nonne e quindi dobbiamo continuare soprattutto a crederci. Grazie. Grazie a te Emanuela, anche per Questo questo passaggio su, in qualche passaggio modo, il passaggio di gestione per per le varie generazioni, perché quello che oggi riusciamo a fare è merito anche delle battaglie di chi ci ha preceduto, le nostre mamme, le nostre nonne, insomma chi ci ha preceduto, e abbiamo la grande responsabilità però delle donne, ma soprattutto degli uomini di domani, che oggi noi in qualche modo aiutiamo a crescere, educhiamo non solo chi è genitore, chiaramente chi è genitore in primis, ma tutti noi adulti, in modo particolare chi fa parte del mondo delle istituzioni, perché è anche involontariamente un esempio a cui si guarda. Ecco perché, per esempio, secondo me ha un'importanza fondamentale anche il linguaggio che si usa, le espressioni che si usano e a volte anche alcune uscite di
uomini magari che sono più in vista di altri, più conosciuti e quindi anche più ammirati magari dai ragazzi, possono essere un messaggio positivo, un esempio positivo. A volte invece degli stereotipi, per esempio, portano poi anche a generare dei meccanismi di rapporti malati. Io a volte parlando nelle scuole ai ragazzi, magari del liceo un po' più grandi, che cominciano ad avere le prime relazioni, proprio nei progetti che facevamo contro la violenza di genere, sentire magari delle ragazze che erano quasi contente di alcune limitazioni che venivano poste dai fidanzati sull'abbigliamento, su come uscire, su cosa fare, perché sembrava quasi una forma di amore e di protezione. Ecco, secondo me quello era già un primo campanello d'allarme. Noi appunto dicevamo, guardate, attenzione, già questo modo sbagliato di interpretare il rapporto non è una forma di protezione, non è una forma di affetto, è una forma di controllo e di prevaricazione. E sappiamo che la tolleranza deve essere zero in questi casi. Alla prima avvisaglia, purtroppo, dobbiamo preoccuparci e non si possono dare molte altre chance, perché sappiamo già che ci sono dei cammini che non possono portare a nulla di buono. Per questo devo dire, anche se è un tema che abbiamo fatto fatica ad affermare, io penso che sia molto importante anche il lavoro di recupero sugli uomini maltrattanti, perché il rischio poi, se no, di ripetere certi comportamenti, addirittura di reiterare certi reati, diventa obiettivamente difficile da limitare esclusivamente con la carcerazione, con la detenzione, perché sappiamo che poi c'è un momento in cui si esce, no? Anche dopo aver scontato una pena. E quindi so che è un tema molto complesso, anche questo richiederebbe un incontro a sé, ma c'è una maggiore consapevolezza anche sulla necessità di fare dei percorsi sugli uomini, anche da un punto di vista psicologico. Presidente, lascio a lei alcune considerazioni non finali, perché non sono mai finali, purtroppo, perché il lavoro è sempre, diciamo, in progress, ma che ci aiutino, diciamo, a chiudere questo incontro. Grazie onorevole. Sono anni che andiamo nelle scuole con un progetto che si chiama Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse. Sono ben 13 anni. Quest'anno non abbiamo voluto saltare l'incontro con i ragazzi, ma l'abbiamo organizzato da remoto e devo dire che è stato un successo. Abbiamo avuto ben 3.000 ragazzi dalla Sicilia al Piemonte e con loro abbiamo parlato, abbiamo iniziato un percorso che è iniziato il 25 novembre e è terminato l'8 marzo con dei lavori che loro ci hanno prodotto. Questo ci fa capire quanto è importante intervenire all'interno delle scuole. La scuola e la famiglia sono due pilastri della nostra società, quindi l'educazione senz'altro non è della scuola ma della famiglia, ma la famiglia deve essere aiutata. E per aiutarla non possiamo fare dei programmi così belli, bellissimi, ma diciamo un po' a spot. Noi abbiamo bisogno di un programma, di una piattaforma che sia preparata dal MIUR e che sia uguale per tutte le scuole italiane. Parta dalla prima infanzia, dalle scuole materne, e vi assicuro un progetto che abbiamo fatto per conto dell'UNAR, l'abbiamo vinto con l'UNAR. E l'abbiamo realizzato all'interno di una scuola materna romana a San Lorenzo. Io non ho mai visto bambini così felici di partecipare, di essere presenti. È difficile trasmettere loro certi principi, ma con persone preparate ed esperte, utilizzando metodologie moderne, siamo riusciti. Tant'è che ci vengono richiesti gli interventi in altre scuole materne romane. Con queste che cosa voglio dire? Noi stiamo stendendo insieme al Dipartimento, quindi al Ministero delle Pari Opportunità, alla Ministra Bonetti, stiamo stendendo il nuovo piano nazionale. Ed io ho chiesto un piano organico per la scuola. Lo continuo a chiedere perché io ci credo fermamente. Solo se riusciamo a mettere a punto
un piano vero e lo realizziamo all'interno delle scuole, negli anni forse riusciremo ad abbattere quello che oggi è, ci sembra quasi impossibile da abbattere. Abbiamo parlato della violenza, abbiamo parlato dello stupro, della violenza all'interno delle mura domestiche, abbiamo parlato dello stupro, della violenza economica. Non dimentichiamo mai, mai la violenza assistita dei bambini. Quindi questo piano ci servirà proprio per aiutare i ragazzi, ma soprattutto per abbattere e per estirpare quella che io chiamo la mala pianta della violenza. Grazie. Io nel ringraziare ovviamente soprattutto la Presidente per aver contribuito con diciamo, l'apporto di qualità della sua esperienza e della sua competenza a questo incontro, ovviamente Manuela Mori e a Lucia Annibali che ci ha dovuto lasciare prima, mi avvio a salutarci, ma penso che sia molto importante anche la prospettiva che ci ha dato adesso la Presidente sul nuovo piano antiviolenza, perché noi sappiamo che ha una durata triennale, quindi ogni 3 anni si fa in qualche modo anche una verifica di quello che ha funzionato e invece delle linee su cui intervenire con ancora più efficacia. E quindi ovviamente supporteremo e aiuteremo la ministra Bonetti in un lavoro importante che sta facendo nella predisposizione del nuovo piano. Siamo partiti da lontano. Io mi ricordo quanta fatica abbiamo fatto a inserire nella buona scuola le linee guida diciamo che in qualche modo potessero favorire all'educazione alla parità di genere contro ogni forma di discriminazione e di violenza di genere. Ci fu un dibattito incredibile, anche basato, diciamo, su cose non vere, perché ci fu un dibattito molto ideologico. Abbiamo visto che le linee guida invece servivano ed erano un primo passo importante, così come alcuni progetti finanziati con dei bandi nelle scuole, ma è vero che serve una strategia strutturale e organica, come veniva detto adesso. Speriamo che nel nuovo piano antiviolenza ovviamente si riesca a fare questo lavoro. Speriamo sempre di più che gli uomini si sentano impegnati in una battaglia che non è né una battaglia di rivendicazione di una parte per le donne, io lo dico sempre, né una battaglia che un uomo deve necessariamente portare avanti perché pensa giustamente alla sorella, alla figlia, alla compagna, ma perché è una questione di democrazia ed è una questione di civiltà, perché pensare che una grande parte della popolazione, le donne, per il loro essere donne, debbano vivere in una condizione di paura, di preoccupazione diversa da quella degli uomini, già di per sé è una limitazione della libertà e della democrazia. Per questo, proprio nello scegliere il titolo per l'incontro di questa sera, insieme abbiamo pensato proprio di dire che vogliamo essere libere, non coraggiose. Questo non perché le donne non siano coraggiose o non vogliamo essere coraggiose, ma perché vorremmo che ci fosse un tempo in cui questo tipo di coraggio non fosse più richiesto, il coraggio semplicemente di poter uscire da sola la sera tardi, andare da casa alla macchina o di andare al lavoro senza la preoccupazione di subire delle molestie o poter stare serena dentro la propria abitazione. Quindi dovremmo semplicemente essere libere, ecco, e quindi che potessero essere praticati i nostri diritti, non solo affermati, ma praticati concretamente. Quindi grazie ancora a chi ci ha seguito anche in questo appuntamento, la Primavera delle Idee. E al prossimo incontro. Buona giornata a tutti.